Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta. Chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo, in realtà io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Alleluia, 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 oh, alleluia, 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 oh, oh, alleluia, alleluia, alleluia. Ben ritrovati a tutti nella preparazione del Vangelo della Gioia, in questa tredicesima domenica del tempo ordinario, dove la liturgia continua il discorso missionario, al capitolo 10 del Vangelo secondo Matteo. Gesù inizia con una frase un po' dura: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Dunque dobbiamo odiare il padre, no, per carità, o la madre. Gesù però chiede il primo posto, come c'è nella cella di Camaldoli, un monaco ha messo: o Gesù o è tutto o è niente. Ecco, Gesù chiede il primo posto, anche davanti agli affetti più sacri, che sono il padre, la madre, i figli o le figlie. Se noi mettiamo Gesù al primo posto, vedremo tutto con occhi diversi e ognuno avrà il suo giusto posto. E poi Gesù parla della croce. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Dunque il cristiano è colui che vive la propria croce alla sequela del Signore. Gesù dice che è impossibile vivere senza portare la croce. Voi, carissimi videoascoltatori, quanti portano la croce della sofferenza, la croce della solitudine, la croce di un incidente, la croce di una storia d'amore frantumata, la croce di alcuni figli che hanno preso strade diverse. Ebbene, la croce fa parte della nostra vita, ma ci sono due strade: o portare la croce con le nostre forze, ma rimaniamo schiacciati, o portarla con la forza del Signore, dietro la sua croce, che è l'unica croce che porta su di sé tutti i peccati del mondo. Ecco allora che il cristiano è colui che porta la croce seguendo il Signore, nella certezza che è Lui che ci aiuta, giorno dopo giorno, a affrontare le varie vicissitudini della vita. E il rischio cos'è? È di tenere la nostra vita. Diceva Sant'Agostino, chi cerca di tenere la vita è come uno che prende la sabbia e la stringe, non rimane nulla, tutto scorre tra le dita. Invece, chi offre la vita per i fratelli, perde la vita per il Signore, ebbene questa l'avrà in eterno. Poi Gesù fa il discorso sull'accoglienza. Dice, a volte si può dire, ma io amo tutti così, magari poi sono mesi che non accogli la suocera a casa, oppure non parli col tuo datore di lavoro o col tuo vicino di scrivania o col tuo vicino perché ti ha fatto arrabbiare il cane che fa confusione la notte e così. Ebbene dice, chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. È una frase brevissima ma molto importante. Dice, chi accoglie un fratello che ha sbagliato accoglie Gesù. E dice Gesù, chi accoglie me accoglie anche il Padre che lo ha mandato. E questo è stupendo. È il Padre
attraverso la forza dello Spirito Santo, manda Gesù. Gesù ci dona i fratelli da amare e ogni volta che accogliamo i fratelli, accogliamo il Signore nello Spirito Santo e il Padre. Entriamo nella grande famiglia dei figli di Dio. E Gesù poi fa anche un dono molto grande, ovvero a volte pensiamo sempre che la carità deve essere fatta di grandi gesti. E Gesù fa una promessa molto bella, dice che avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi fratelli più piccoli, perché è un discepolo, in verità non perderà la sua ricompensa. Ebbene, Gesù dice che la carità è fatta di piccole cose, anche un bicchiere d'acqua. Annalena Tonelli, martire forlivese in Somalia, e quando vedeva queste folle enormi, e lei che aveva pochissimo pane, così, ebbene diceva com'è importante però donare qualcosa, anche un sorriso, anche pochi, una manciata di grano a questi poveri. Ebbene, è un grande richiamo a fare della carità uno stile di vita, la carità che è un donarsi in maniera vicendevole. Pensate soltanto alla carità di una moglie nei confronti del proprio marito, tutto il tempo che fa per stirare, per pulire la casa. Pensate ad esempio ai genitori, che i chilometri che fanno per spostare i figli tra un campo di calcio, tra la piscina, la danza, e tutto questo tempo bruciato per amore. Pensate soltanto ai figli che si ricordano dei propri genitori, a volte nella solitudine, e magari passano ore, notti intere al loro fianco all'ospedale, magari tenendole per mano. Ebbene, la carità è fatta di piccoli gesti preziosi, ma questa carità non sarà mai dimenticata. E diceva Annalena, io sono nessuno, ma dentro di me ci sono state fin da piccole due grandi amori. Il primo è stato quello di Cristo e il secondo quello dei poveri. Lei che desiderava seguire le orme di Madre Teresa, e lei che però non ebbe i soldi per comprare il volo per l'India e si fermò prima in Kenya e poi in Somalia, e diceva: il Signore mi ha voluto qui, e sono donna, sono bianca, non sono sposata, sono cristiana. Quattro caratteristiche che erano un disastro appunto per la Somalia, eppure cerco di amare, cerco di portare sollievo a queste persone che sono scarto dell'umanità. Ebbene, dice Papa Francesco, anche oggi c'è questa tentazione a scartare tante persone. Ebbene, chiediamo al Signore di essere invece questi raccoglitori di frammenti di bene. Ogni persona è preziosa, anche la persona più ferita, anche la persona più sola, anche la persona che ha sbagliato può essere accolta. Anche la persona più lontana dal Signore può avere un frammento di luce. Allora chiediamo al Signore di accoglierci l'un l'altro, nella certezza che ogni volta che accogliamo un povero, un piccolo, ma spesso sono i nostri di casa, spesso dobbiamo accogliere anche noi stessi, siamo noi i primi poveri, siamo noi i primi da perdonare, ebbene ogni volta che accogliamo un fratello, accogliamo Gesù. E ogni volta che accogliamo Gesù, accogliamo il Padre e entriamo nella grande famiglia dei figli di Dio. Chiediamo al Signore di donarci molti bicchieri d'acqua, perché tanti fratelli hanno sete, di una sete inestinguibile, che è quella dell'amore. Grazie, buona settimana a tutti.